Il tema più caldo degli ultimi giorni è senza dubbio il reddito di cittadinanza. Per rispettare la volontà dei tanti elettori che ci hanno creduto e che ancora ci credono, il governo ha assicurato che si farà. Ma come? Cifre, applicazioni, destinatari e requisiti sono in continua discussione e cambiano forma ogni giorno come un cazzo di barbapapà. Ma un dettaglio sembra ormai assodato: il reddito di cittadinanza non potrà essere utilizzato per spese immorali, come acquistare elettrodomestici all'Unieuro, scommesse sportive e gli odiosi gratta e vinci. Ma chi è che decide cosa è morale e che cosa è immorale? Abbiamo provato a stendere una lista di beni sui quali nutriamo dei dubbi, nella speranza che qualcuno ci chiarisca le idee. Ecco dunque 10 cose che non sappiamo se potremo acquistare col reddito di cittadinanza. Numero 10. Alimentari. Mangiare è una necessità primaria di ogni essere vivente. Ma se una sera voglio comprarmi due porcini per fare una tagliatella o un etto di culatello che costa 70 euro al chilo, è morale o immorale? E gli scampi? Le ostriche a Natale sono morali o immorali? Il basilico di Pra per fare il pesto costa 15 euro al chilo, il pesto pronto industriale 8. Quale dei due devo mangiare? Numero 9. Utensili dall'uso ambiguo. Corde di chitarra, batterie da camion, coltelli da cucina. Posso usarli per la loro funzione primaria, ma anche per garrottare, torturare o pugnalare un cristiano. Sono morali o immorali? E i fazzolettini? Posso usarli per soffiarmi il naso, ma se li appoggio sulla pancia per farmi una s***a, è morale o immorale? Numero 8. Sigarette e alcolici. Fumare fa male ed è assodato. E anche bere. Tuttavia lo Stato appone il proprio monopolio su derivati del tabacco e superalcolici. Quindi lo Stato mi spaccia una cosa che ritiene immorale e che io non posso comprare coi soldi che mi dà. Assurdo, no? E se invece di un Jack Daniels mi compro 2000 birre piccole? E l'accendino? L'accendino è morale o immorale? Boh. Numero 7. Vestiti e scarpe. Anche coprirsi è un'esigenza primaria dell'essere umano. Come nel mio caso si può fare senza spendere molto. Ma se voglio comprarmi un paio di jeans di marca o per esempio un paio di Nike, posso o non posso? È morale se un paio di Levi's me lo compro in saldo? Chi decide quali marchi sono morali e quali non lo sono? Numero 6. Il calcio. Lo sport nazionale è per alcuni l'unica forma di svago, ma allo stadio succedono spesso incidenti e i cori delle curve sono il più delle volte razzisti e violenti. Quindi il biglietto per lo stadio è morale o immorale? E la maglia di Ronaldo per mio figlio? Posso comprarla o no? Cazzo, guadagna 30 milioni di euro all'anno, è morale o immorale? Numero 5. Cartucce per fucile da caccia. Un cacciatore che spara per campare dovrebbe poter acquistare le munizioni come strumento di lavoro. Tuttavia, un'arma è pericolosa, almeno quanto le sigarette. Quindi, può comprare le cartucce o no con il reddito di cittadinanza? Numero 4. Goldoni e lubrificanti. Vengono comunemente usati per il sesso, ma se li usano due ricchioni per incularsi, sono morali o immorali? Papa Francesco, lei che cosa ne pensa? Numero 3. Carburanti. A tutti servono benzina e gasolio, ma se ho una Vespa Euro Zero che va a miscela e che inquina come una centrale nucleare, il carburante che compro è morale o immorale? Numero 2. Editoria. Al giorno d'oggi si pubblica davvero di tutto e leggere un po' di più sarebbe veramente utile agli italiani che sono il popolo più ignorante d'Europa. Ma se uso i soldi dello Stato per comprare i manuali di satanismo o che ne so, il Mein Kampf, è morale o è immorale? Numero 1. Cazzi di gomma e vibratori. Sono morali o immorali? E se una donna sola acquista un cetriolo o una banana, chi ci dice che poi non se li schiaffa nel culo? Queste erano 10 cose che non sappiamo se potremo acquistare col reddito di cittadinanza. Prima di lasciarvi, un'ultima domanda. Ma se io, con la mia tessera dello Stato, faccio la spesa per un'altra persona e poi mi faccio dare i soldi in contanti, con quel denaro, finalmente, posso comprarmi il cazzo che mi pare? Aspettiamo una risposta. 105.7